Questa incredibile e infamante accusa di cui Giorgia Meloni è stata fatta oggetto, il modo ancora più vergognoso e incredibile con cui Repubblica ha veicolato questo racconto fantasioso come se fosse una realtà, è la dimostrazione del grado di imbarbarimento che è giunta alla vita civile, politica e sociale italiana. Vedete, l'unico partito d'opposizione che viene fatto oggetto di un'accusa infamante, al di là di ogni prova, l'attacco nei confronti dell'unica forza politica che in Parlamento rappresenta la critica nei confronti di un sistema del quale ognuno può farsi l'opinione che vuole, ma che si diventa la dimensione di un pensiero totalitario, opprimente, repressivo, indagatorio, inquisitorio, squalificante, anche con una comunicazione vergognosa come quella di questo tipo, è chiaro che siamo alle soglie di un crollo della democrazia e della civiltà del diritto. Auguriamoci che questo non sia una deriva irreversibile. Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Giorgia Meloni, grande donna, grande leader, e siamo certi che anche questo attacco non farà che rafforzarla, come tutte le cose che sono costruite sulla falsificazione e sulla negazione della verità. Coraggio, Giorgia Meloni, io credo che questo semplicemente significa che i nemici hanno paura di te, ma questo è un buon segno per te e per noi. Dei propri desideri. Per dirla con Hegel, non c'è più la libertà sostanziale di un'etica comunitaria, ma c'è la libertà intesa come capriccio individuale delle classi possidenti, o più precisamente una libertà intesa in forma puberale come diritto di far tutto ciò che desidero, come libertà di far tutto ciò che voglio perché lo voglio. Questa è la concezione dei diritti del consumatore, che tanti diritti ha quanti può comprarne e tanta libertà ha quanto è il suo potere d'acquisto. No, è incredibile con i tamponi, come ha detto lo Spallanzani, non io. Stiamo brevettando un tampone, come dire, in grado di distinguere tra il virus dell'influenza e quello del Covid, capite? Non l'ho detto io, l'ha detto il direttore dello Spallanzani, quindi suppongo che quello che usavano, come dire, non fosse in grado di farlo, visto che ne stavano inventando uno capace di farlo. Dico bene? Certo, per la contraddizione che non consente. Quella logica, così come... la logica è un pessimo strumento, perché la logica lasciamola fare i salotti dell'elite, i loro scienziati, noi siamo dei poveri cretini, quindi è bene che ci adeguiamo alle logiche che via via il sistema dei media, i grandi giornali, il Corriere della Sera ci dicono essere le grandi verità. D'altra parte stanno per mettere a fare il direttore del Corriere della Sera il più grande intellettuale italiano, che si chiama Walter Veltroni, e quindi credo che sia perfetto questo. Come pedagogista di questa fase storica. Certo. Del resto, caro Alessandro, un altro aspetto hai toccato che mi pare importante. Hai detto a un certo punto che non può, ovviamente... Che resterà, credo, inciso nella storia del genere umano e verrà ricordato sempre come l'incipit di qualcosa di nuovo e diverso. Anzitutto si può considerare il Natale 2020 a partire dal modo con cui è stato affrontato e celebrato in maniera davvero particolare dalla Chiesa Cattolica e in primis dal Pontefice. La parola pontefice, come sapete, allude letteralmente a colui il quale getta ponti. Inizio il fatto che Bergoglio ha celebrato i vaccini per tutti, su questo ha insistito molto nel suo discorso, e ha altresì specificato che i primi a dover essere vaccinati sono i più deboli. Potremmo dire, commentando il noto passo dei testi sacri, beati gli ultimi perché essi saranno le cavie ideali del nuovo capitalismo terapeutico, rispetto al quale, come già dicevo, la Chiesa di Bergoglio è ormai una stampella, non ha più nulla da eccepire. Se la vecchia religione cristiana con Gesù Cristo toccava i lebbrosi e li riportava in vita, se con San Francesco abbracciava i lebbrosi e ancora con Carlo Borromeo comunicava gli appestati, la nuova religione del capitalismo terapeutico, la Chiesa dissolta, sta avvenendo. Professore Giulio Taro, siamo davanti alla Waterloo dei tamponi. Ma si è sempre detto che il tampone non serviva a essere un mezzo diagnostico, l'ha detto chi l'ha scoperto, il professore Mullis ha sempre sostenuto questo. Una domanda politica le voglio fare. Come ha accolto la riconferma di Vini? Come faccio io a verificare che è omosessuale? Io sono Basita.
sono che resterà, credo, inciso nella storia del genere umano e verrà ricordato sempre come l'incipit di qualcosa di nuovo e diverso. Anzitutto si può considerare il Natale 2020 a partire dal modo con cui è stato affrontato e celebrato in maniera davvero particolare dalla Chiesa Cattolica e in primis dal Pontefice. La parola pontefice, come sapete, allude letteralmente a colui il quale getta ponti. Sempre un casino, ogni cosa scrivo su VQ diventa un caso nazionale, poi i politici sono scatenati là del centro-sinistra, però solo ricordato che nel resto del mondo ci sono leggi molto, molto dure per i gay. In Africa c'è la pena di morte, in tutti i paesi islamici c'è la sharia e c'è la pena di morte per i gay. Poi effettivamente avevamo il rogo fino alla rivoluzione francese, non è... Thank you. What are we doing in America? That's my question. This is a country that was founded by brave people seeking religious freedom, demanding that they're able to protect their Second Amendment rights, creating a country where they could run their businesses and not be overtaxed by a tyrannical government. But now we find ourselves in a time where Democrats are running, indeed, a tyrannical Congress and federal government under Nancy Pelosi, Joe Biden and the rest of the woke Democrats. Fratelli carissimi in Cristo, buona domenica di Quaresima, sia i cristiani d'Oriente che d'Occidente. In questo tempo di preparazione alla Pasqua, qui c'è anche uno splendido presentimento di primavera tutto intorno a noi. Il nostro pensiero va a quelle famiglie a cui i bambini sono stati sottratti, a cui sono stati affidati a cooperative, a cosiddette presunte case famiglia, che di famiglie hanno poco e di speculazione spesso molto. Parliamo del caso di Bibiano, che oggi molto opportunamente Giorgia Meloni ha ricordato, anche per evitare che il Covid, il dibattito frenetico intorno ai vaccini ci faccia dimenticare altre grandi questioni che hanno in sé un virus per certi versi più pericoloso del coronavirus, che è il virus dell'indifferenza, è il virus della speculazione, è il virus della privazione della libertà dell'umano, della dignità. La vicenda di Bibiano è stata emblematica. Credo che tutti coloro che dentro e fuori la politica hanno denunciato con forza questo scandalo di bambini sottratti, di bambini affidati impropriamente ad improprissime famiglie, di speculazioni incontestabili che hanno portato anche a processi penali, non possano essere in nessun modo dimenticati pensando ad altre urgenze. Non v'è urgenza come la vita che arriva. Non v'è urgenza come quella dei bambini. E anche in questo tempo di primavera e di preparazione alla Pasqua, il nostro pensiero va alla tragedia di Bibiano, a coloro che come Giorgio Meloni l'hanno denunciata fin dall'inizio, e alla nostra voglia di custodire continuamente il valore della famiglia, che è segno della presenza di Dio tra noi. Buona Quaresima a tutti.